Buonasera a tutti, veramente contento di poter rivedere i vostri volti. Vi dico la verità, quando facemmo il ritiro di fine anno, se vi ricordate, poi abbiamo fatto le vacanze come si fanno a scuola, quindi l'ultimo giorno di scuola lì con la gita, che però per noi poi fu il momento di ritiro e quindi di confronto ancora più forte e più intenso, il periodo estivo dove certamente abbiamo fatto, chi ha avuto l'occasione, la possibilità di poter riposare un poco, però certamente il Signore non sarà stato assente, perlomeno la nostra consapevolezza della presenza del Signore non sarà stata assente. E ora riprendiamo questi incontri. Don Ernesto, ancora una volta, forse lui vuole farvi fare questa penitenza perché per il quarto anno mi dovete subire, mi dovete ascoltare, voi con grandissima pazienza dall'altro lato. Vi aiuterò a meritare un po' di paradiso. Quindi un po' di paradiso sarà anche causa mia, quindi perché mi avete in questo tempo così sopportato. Sopportato e direi anche supportato, perché so che mi volete bene, perché se Don Ernesto per il quarto anno mi ha chiesto certamente al suo orecchio, a lui e anche di Don Antonio, qualcosa di bello e di buono l'avete detto anche nei miei riguardi, come certamente anche voi nei confronti di Dio, qualcosa di bello e di buono lo dite certamente. Con Don Ernesto all'inizio diceva che argomento vogliamo trattare? Un argomento che chiaramente sia anche di conseguenza agli incontri che abbiamo fatto fino adesso. Quindi, perché se vedete poi alla fine, analizzando un po' tutto il cammino che stiamo facendo, c'è un seguito a quello che noi stiamo facendo, quindi non sono degli incontri così sporadici, c'è un certo programma. E il programma qual è? Don Ernesto facevo riferimento a San Paolo, quando ha detto così noi abbiamo bisogno ancora del latte, questa è una frase che è a San Paolo. E dove San Paolo dice che noi, per lo stato nel quale ci troviamo, dice siamo come dei bambini piccoli, e tra bambino piccolo dai del latte, però quando poi inizia a crescere c'è lo svezzamento. E poi dai qualcosa di più sostanzioso. E quindi allora c'è questo programma, e questo programma, facendo riferimento a San Paolo, San Paolo vuol dire una cosa in modo particolare, che noi, ed è lo scopo, dobbiamo raggiungere la maturità di Cristo. Quindi siamo chiamati a raggiungere che cosa? A diventare anche noi come Cristo Gesù. È vero che nella nostra mente subito, mamma mia, è impossibile, come facciamo? Però se noi poi veramente ragioniamo così, mamma mia, come facciamo? Corriamo un rischio molto grande. Siccome pensiamo che una cosa sia impossibile, non ci proviamo proprio. Quando una cosa invece la vediamo fattibile, lo sforzo lo facciamo, dice vabbè, ci provo. Come sapete, no? Gratta e vinci pure alla lotteria, siccome qualcuno ha vinto, mo ci provo pure io. E poi, non so, fa un po' sorridere quando in qualche lotteria è scritto qui sono stati vinti 500.000 euro e noi poi andiamo a comprare lì perché convinti che siccome lì c'era quel 500.000, potesse che lì, in quel locale, in quel paese. Quindi, allora, se qualcuno c'è la possibilità, allora c'è possibilità anche per noi. E quindi, allora, questa realtà è possibile perché se Gesù Cristo si è proposto a noi come modello. Addirittura a un certo punto ci ha proposto Gesù Cristo un modello ancora più alto, il Padre. Vi ricordate, siate perfetti o siate misericordiosi, secondo Matteo e secondo San Luca, come è perfetto o misericordioso il Padre vostro che è nei cieli. Quindi capite, se da un certo lato noi molte volte io vorrei diventare come San Domenico Savio, vorrei diventare come San Pio, vorrei diventare come Santa Rita, un santo San Giovanni Paolo II, quindi se da un lato questo qua dice, e sembrano addirittura poi. La nostra vocazione è diventare come Dio. E anche qui ho detto una cosa sbagliata. Non è che la nostra vocazione è diventare come Dio, perché noi questo già lo teniamo dentro. Perché se è vero la Genesi, all'inizio facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, noi siamo già come Dio. Ce lo dimentichiamo, è un altro paio di maniche. Qualche volta vedete, può succedere che quando ci prepariamo, ci trucchiamo. Potremmo non renderci conto, ci mettiamo un po' di trucco in più. Pensiamo ad esempio a Carnevale.
Io per farmi la maschera chiaramente mi devo trasformare, quindi userò del trucco più pesante per non essere riconoscibile. Molte volte poi durante la nostra vita ci mettiamo un trucco troppo pesante per cui guardandoci allo specchio non ci vediamo più, non ci riconosciamo più come l'immagine e la somiglianza di Dio. Allora c'è bisogno di struccarci, e fateci caso, la Quaresima inizia dopo quale giorno? Dopo il Carnevale. E il Carnevale siamo messi la maschera. E il giorno dopo inizia la Quaresima, dove siamo chiamati a toglierci quella maschera. E lo sappiamo, toglierci la maschera, quindi questo struccarci, è tutta la nostra vita. Noi possiamo usare un altro termine, conversione. I monaci, loro parlavano, che cos'è la vita monastica? È una vita di conversione continua. E lo sappiamo, diciamolo ancora, convertirsi non significa non fare più peccati. Convertirsi significa permettere, far sì che il mio cuore possa battere all'unisono con il cuore di Dio, come il cuore di un figlio nel grembo della madre batte all'unisono con il cuore della madre, anzi il figlio ha vita proprio grazie al cuore della mamma che batte. È così anche la nostra vita, non lo dimentichiamo, c'è il cuore della maternità e la paternità di Dio che continua a battere d'amore per noi, e tutto questo poi ci dà vita. E quindi respiriamo della vita di Dio. E quindi lo scopo, se guardiamo fin dall'inizio, dall'Eucaristia, e questa sera noi accenneremo a perché celebriamo l'Eucaristia. E quindi c'è un cammino che noi stiamo facendo. Quindi anche quella capacità di poter guardare fino ad oggi il cammino che abbiamo fatto. Anche per chiederci effettivamente dove mi trovo in questo momento, in che posizione mi metto, mi situo, in base al cammino della nostra vita, quello personale, da quando siamo nati fino ad oggi, e anche del cammino parrocchiale che noi stiamo facendo. Non lo dimentichiamo, c'è un cammino personale e c'è un cammino comunitario. Noi stiamo qui perché vogliamo camminare insieme, non perché stasera poi gli incontri che facciamo poi me ne torno a casa mia, mi piglio qualcosa solo per me e poi me la tengo per me. No, perché il nostro ritrovarci insieme comunque deve essere anche un segno per la comunità. Il programma pastorale che una parrocchia sviluppa, tenendo presente il programma pastorale che ha poi la diocesi e che ha la Chiesa universale, poi deve essere tradotto. Da chi? Da coloro che avvertono un pochino in più una certa responsabilità. Noi, l'abbiamo detto tante volte, non siamo migliori rispetto a chi qui non c'è stasera. Però dovremmo essere un poco più responsabili rispetto a chi stasera qui non c'è. Responsabile significa saper rispondere. Noi dovremmo saper rispondere un pochino in più rispetto a chi è assente, e direbbe San Pietro, rispondere in che cosa? Nel dare ragione della nostra fede. Se uscendo dopo da qui qualcuno ci incontra, no? Dice, ma dove sei stato? Sono stato in parrocchia, a fare che cosa? Non lo so, stavo Don Maurizio che stava parlando. Se a fare che cosa? Dovremmo saper dire a fare che cosa? Potremmo dire, ad esempio, per conformarmi di più a Gesù Cristo, per capire qual è la mia responsabilità, per capire la mia identità, per prendere sempre più consapevolezza che faccio parte di una comunità, non sono una persona isolata, in bene e nel male. Sono inserito all'interno di una comunità e questa comunità, me come gli altri, ha delle passioni, ha dei dolori, ha delle gioie, ha delle sofferenze, e tutto questo però in che cosa? Nella ricerca di Cristo Gesù, colui che dà senso alla nostra vita. Che cosa svilupperemo in quest'anno? Il tema che la nostra diocesi, il nostro vescovo ci ha proposto, il volto della parrocchia. Il titolo veramente è questo qui, il volto missionario della parrocchia in un mondo che cambia. E poi adesso andiamo avanti e diremo un altro pochino in più. Quindi allora il senso di questo nostro ritrovarci insieme, che noi li chiamiamo incontri di formazione, incontri di catechesi, incontri di crescita, possiamo mettere tutti i nomi che vogliamo, comunque sono degli incontri. E quando c'è un incontro è sempre qualcosa di bello. Io non so se voi ad esempio anche avvertite così il potervi vedere tra di voi. Ad esempio pensiamo anche a quando andiamo a partecipare alla messa. Vi ricordate, l'abbiamo detto, io non è che vado a messa perché devo andare a messa. Vi ricordate, la messa come inizia? Il primo atto della messa è quando noi ci scopriamo come comunità.
Non andiamo a messa perché devo andare alla messa. Vado a messa perché devo fare esperienza con una comunità, con gli altri, del Signore risorto che ci convoca. Quindi il primo atto è proprio una comunità che si raduna. E devo avere consapevolezza di questa comunità che si sta radunando. E invece fateci caso molte volte, stiamo andando per i fatti nostri, mettiamo in chiesa, veniamo in chiesa per i fatti nostri, o forse con qualcuno parliamo anche, in chiesa ci mettiamo al solito banco e ci mettiamo lì pure per i fatti nostri, il prete si dice la messa, mi ascolto, tra parentesi uso questo termine, la mia messa, e come sono venuto così me ne vado, però alla messa ho partecipato. Non è questo, l'abbiamo detto, lo sappiamo e lo dobbiamo ridire, lo dobbiamo dire anche con forza. Noi non siamo chiamati a partecipare alla messa, siamo chiamati a fare esperienza della domenica con una comunità. Come l'esperienza la si fa in modo particolare la domenica, giorno di festa, con la famiglia. Scusate, chi di noi nel giorno di festa non vuole stare con la famiglia? Chi di noi non vorrebbe che si ritrovasse insieme tutta la famiglia, almeno nel giorno di festa? Lo avvertiamo ancora di più quando abbiamo dei parenti che stanno fuori, dei figli, dei fratelli, dei genitori. Sì. Quindi avvertiamo ancora di più se qualcuno poi sta fuori. Quindi allora la gioia dell'incontrarci. Su qualche cosa, vedete, però dobbiamo insistere noi con noi stessi. Perché è vero che io posso andare, posso pure venire in chiesa, però c'è Don Ernesto che io parlo di Maurizio adesso, che Don Ernesto non vado tanto d'accordo. Allora capite la mia conversione qual è? Proprio questa. Come cercare di andare d'accordo con Don Ernesto? Perché con Don Ernesto io sono chiamato a fare esperienza del risorto, non con Francesco che adesso non sta qui. Perché se vivo in questa comunità, in questo tempo particolare, vuol dire che se sono credente, credo pure che c'è un disegno più alto in questo, che ha voluto che io adesso mi trovassi con Don Ernesto qui. E quindi allora con lui devo fare questo cammino di conversione. Perché altrimenti, capite, quelle belle preghiere che poi faccio e quelle belle cose che poi dico, se poi non mi sforzo di andare d'accordo con lui, a che servono? Dice, ma che bella preghiera che hai fatto. È una vanagloria questa. Ed è un peccato di orgoglio spirituale. Allora, l'incontro, la gioia dell'incontro. Quindi, prima realtà fondamentale del perché veniamo qui noi, per incontrarci. Siccome siamo diversi, abbiamo storie diverse, abbiamo esperienze diverse. C'è chi sta un poco più avanti nella santità, chi sta ancora più avanti nella santità, chi sta un poco più indietro, ma stiamo insieme. Don Ernesto ci richiamava San Luca, perché oggi si celebra San Luca. Chi ha partecipato alla messa di oggi, oppure si ricorda nel Vangelo, quando Gesù manda altri 72 discepoli, e dice il testo che li inviò a due a due. Il Papa San Gregorio Magno spiega perché Gesù li manda due a due. E dice così, a due perché due sono i precetti della carità. E poi aggiunge, due perché? Perché nessuno ha il diritto di parlare agli altri se prima non vive la carità e la comunione e l'amore con chi gli sta a fianco. Siccome come discepoli noi dovremmo parlare di amore, dovremmo parlare di carità, capite, se io sto da solo e devo parlare io e sto per i fatti miei, quello è facile. Proviamo a fare un esempio. Se io da solo devo fare un tratto di strada, io mi misuro secondo il mio respiro, secondo la mia forza, secondo la mia attitudine, secondo i miei passi. Però se io devo camminare con un'altra persona a fianco, e capite, i miei passi, io li devo paragonare con chi? Con chi mi sta a fianco. Se io, tra virgolette, che sono ancora giovane, a fianco a me c'è una persona anziana e io non è che attacchi in quarto puff e subito che arrivo, e ci devi pensare pure il passo di chi sta a fianco a me. Allora essere mandati a due significa proprio questo. Dici, ma io se stavo da solo subito avrei fatto, ma proprio questa è la carità, che non stai da solo, quindi l'attenzione anche al bene di chi ti sta a fianco. Invece noi molte volte l'attenzione qual è? Al mio bene personale. Sapete questo come si chiama? Egoismo. La settimana scorsa con un gruppo ho fatto un'esperienza particolare dove stavo facendo una sorta di ritiro, e nell'ultima parte di questa casa c'è il distributore dove c'è il caffè di automatico.
E una persona che evidentemente si sveglia presto a casa sua, e lì non riusciva a dormire, si sarà svegliato allo stesso orario perché erano le 6:05, è andato vicino alla macchinetta del caffè e ha fatto il caffè. Ma sapete che le macchinette fanno rumore? Pensate alle 6 del mattino dove c'è silenzio assoluto, come si amplifica quel rumore. Allora io poi gliel'ho detto, ma io avevo bisogno di un po' di caffè per svegliare, per tirarmi su così. E io però gli ho detto, era forse bisogno tuo, del tuo corpo, per farti stare anche bene. Però hai pensato che fosse qualcun altro stava dormendo a quell'ora? Allora, l'attenzione al bene dell'altro. Allora, l'incontro è proprio questo, perché l'incontro mi permette poi di capire, di conoscere l'altro. Ma se io all'altro non lo conosco, non voglio entrare in relazione, ciò di cui l'altro avrà bisogno, io non me ne renderò mai conto. Se ricordate, nel Vangelo Gesù, a un certo punto dice così, se qualcuno ti chiede il mantello, tu dà anche la tunica. Che ti chiede di fare un miglio, tu fanne due. Fate attenzione, perché Gesù dice, se lui ti chiede il mantello, tu dà anche la tunica. Cioè, quello che l'altro ti chiede è sempre meno rispetto a ciò che l'altro ha bisogno. Quindi tu dovresti essere in grado di capire ciò che lui non ti esprime. Lui ti ha chiesto il mantello, tu dovresti essere così bravo nel capire che ha bisogno anche della tunica, e anche quella gli dai. Lui ti chiede di fare un chilometro, tu devi essere così bravo da capire che ha bisogno di più compagnia, fa 2 chilometri con lui. Allora, in un certo qual modo, è il bene dell'altro prima del mio bene. San Benedetto, nella sua regola, forse questo già ve l'ho detto, ha una cosa particolare. Sapete che i benedettini, i monaci in genere, quando mangiano a tavola c'è il silenzio assoluto. Colazione, pranzo e cena fanno il silenzio, e per aiutarsi nel silenzio c'è un monaco di turno che si mette a leggere la vita dei santi, legge le regole, le costituzioni, un padre della chiesa. Anche in seminario si fa. Anche in seminario si fa, da noi non lo facevamo. E quindi c'è, mentre si mangia. Ora succede che se un monaco, e poi c'è il monaco che serve a tavola, succede che se il monaco sta mangiando e gli manca qualcosa, al monaco a cui manca qualcosa non lo può dire: mi manca il formaggio. Il monaco a fianco, dice San Benedetto, deve essere così attento, il monaco a fianco, da chiedere il formaggio per il fratello. Capite la carità qual è? Io per me il formaggio non lo posso chiedere, ma chi sta a fianco a me deve rendersi conto che io ho bisogno del formaggio. Invece, fateci caso, quando io mangio, che cosa faccio? Il piatto mio a destra nel piatto e mangio. È la carità. Allora, incontrare, per fare questo, allora lo sguardo lo devo alzare, lo devo allargare lo sguardo. Noi molte volte abbiamo paura, vedete, abbiamo paura che ci manchi sempre qualcosa. Abbiamo paura sempre che qualcosa ci possa essere tolto. Ricordate il giovane ricco di domenica scorsa? Il cosa devo fare? E se vi ricordate, era il tema che facevamo all'ultimo incontro. Che cosa devo fare? Ma tu ne fai niente per avere, perché la vita eterna non la ottieni perché fai qualcosa. La vita eterna la ottieni perché Dio è buono. Allora, vuoi fare qualcosa? Vendi quello. Sei quasi come se Gesù dicesse, no, vuoi fare, proprio ci tieni a fare qualcosa? Vendi quello che hai dalle poveri e avrai un tesoro in cielo, poi vieni e seguimi. E se ne andrò attestato perché ho molti beni. E lo vedremo domenica prossima, quando è difficile quelli che hanno ricchezza, il fatto che più la porta poi è stretta, ed è bello immaginarci, no, che mentre tu stai camminando provate a pensare a quella porta lì, se mi metto 2 valigie appresso non ce la faccio a passare, una valigia la dovrò lasciare giù. E allora l'incontro, incontrarsi, perché solo nell'incontro che avviene la realizzazione della nostra umanità. Noi come esseri umani non ci realizziamo perché finalmente abbiamo il posto, neanche perché abbiamo una bella casa o perché tutti i figli sono sistemati. Noi non ci realizziamo in questo. Ci realizziamo come persone, esseri umani, quando incontriamo la persona che sta davanti a noi e la riconosciamo come una persona, come noi siamo riconosciuti come persone. Vi ricordate? Quando Adamo finalmente vedeva. Questa volta è carne della mia carne, osso dalle mie ossa. La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta.
Quindi Adamo riconosce Eva, riconoscendo Eva, riconosce anche lui, come Adamo. Allora, l'incontro. Allora iniziamo già a metterci questo in testa. Vado per incontrare. Vado per incontrare, ripeto, quelle persone che, se voglio essere buono, devo dire sono migliori di me. Oppure posso dire sono come me. Sono dei fratelli come me, che hanno i loro guai, hanno i loro slanci di altruismo, di amore, di donazione, e sperano come me, amano come me. E insieme, io e loro, siamo alla ricerca di questo Signore. E questo Signore che è così affascinante, che ci prende la vita, se è vero che effettivamente alle 8:10 stiamo qui, quando potremo stare a un'altra parte. Certamente non stiamo qui semplicemente perché Don Ernesto ci ha invitati, ma stiamo qui perché c'è questa corrispondenza di amore nei confronti del Signore. E quindi questo nostro stare insieme, questi nostri momenti, sono per fare che cosa? Per fare un'esperienza più forte di Dio. E questa esperienza più forte di Dio noi la viviamo in un clima comunque che è di raccoglimento, che è di preghiera. L'esperienza di Dio la possiamo fare certamente anche quando stiamo fuori, quando facciamo la spesa, anche lì, però qui è un'esperienza particolare, più intensa, più forte, animata da che cosa? Dalla fraternità, dove ci sforziamo per quanto ci è possibile di interiorizzare la parola di Dio. Diciamo che questi incontri sono degli aiuti a quello che ordinariamente noi già viviamo. Solo che lì ci può essere anche un po' di distrazione, ci può essere presi da altre cose, e qui invece c'è un momento in cui quelle altre cose ordinarie le sospendiamo per un attimo, per una mezz'ora, per un'ora, un'ora e mezzo, poi dipende da noi, perché o vi esaurite voi oppure si esaurisce chi parla, e poi quindi poi finiamo lì il tempo che ci è dato. E questo che noi facciamo qui nel piccolo è quello che fa la Chiesa in grande. È quello che noi facciamo ogni domenica in modo particolare, perché la realtà della Chiesa è proprio questo: alimentarsi della parola di Dio, vivere della parola di Dio. In quale realtà? Nella fraternità, nella condivisione del bene, nel sforzarsi di volersi bene. E questo ci aiuta a capire che cosa? Ciò che noi profondamente siamo o ciò che dovremmo essere, perché questo non ci deve mai spaventare. Sapere ciò che sono è una grande grazia. Anche scoprirsi peccatore è una grande grazia, e è una grazia ancora più grande sapere la realtà verso la quale sono chiamato, perché se solo so la chiamata verso la quale io sono indirizzato, allora potrò muovere i passi, perché se io non so dove andare, che passi muoverò? Un conto è se mi dicono che devo andare a destra, andrò a destra, a sinistra, andrò a sinistra, ma se non lo so dove andare, mi fermerò al centro e resterò bloccato al centro, fin quando qualcuno non mi dirà dove, e poi ci faremo questa domanda: come Chiesa noi dove stiamo andando? Vi dicevo che come Chiesa diocesana il Vescovo ha chiesto alle comunità parrocchiali di riflettere sulla parrocchia, e vedete che la parrocchia in un modo o nell'altro interessa tutti quanti. Fateci caso, tutti si interessano della parrocchia, anche chi in parrocchia non viene mai, anzi forse si interessa di più della parrocchia proprio chi in chiesa non ci viene mai, perché quando poi la parrocchia fa qualcosa, sono i primi a dire, in positivo e in negativo, sono i primi che dicono qualcosa. Ah, mi fa piacere che hanno fatto quella cosa lì in chiesa. Oppure, in positivo questo, oppure in negativo, ah, hai visto in chiesa che cosa hanno fatto? Alla parrocchia, in un certo qual modo, guardano tutti. Alla realtà della parrocchia, diceva Giovanni Paolo II che la parrocchia è la fontana del villaggio. Adesso non è vero, nelle case abbiamo le fontane, però se proviamo a pensare agli anni addietro, dove non c'era la fontana nelle case, c'era la fontana lì nel villaggio, e se andava lì si andava a prendere l'acqua. E quindi perché cosa andava a prendere l'acqua? Per abbeverarti. Quindi Giovanni XXIII usava questa immagine: la parrocchia è come una fontana del villaggio, e quindi tutto il villaggio va lì per attingere acqua a questa parrocchia. È un'immagine molto bella, però dobbiamo dire che non è più così. La parrocchia non è più la fontana del villaggio. La parrocchia non è più il riferimento comunque di una comunità o di un paese, perché nella comunità e nel paese ci sono tantissime altre realtà, ma per un motivo, perché la comunità, la realtà, il contesto sociale nel quale viviamo è cambiato rispetto a noi, a quando siamo nati, nel contesto nel quale noi siamo vissuti e siamo cresciuti, era il contesto che si diceva un contesto cristiano. Oggi non è più così. Noi siamo nati cristiani, anche se cristiani si diventa, non si nasce, però noi siamo nati automaticamente cristiani.
Noi non abbiamo fatto niente, noi non abbiamo chiesto il dono della fede. Anche se al momento del battesimo il sacerdote ha chiesto ai nostri genitori: che cosa chiedete per il vostro figlio, il battesimo oppure la fede? Ma diciamo la verità, veniva detto non con la consapevolezza. Ha detto così come una domanda rituale, a quella domanda rituale noi abbiamo risposto. Però che poi succedeva? Che comunque a casa il segno di croce lo si faceva, che a casa l'immagine sacra c'era, che a casa quel modo di pensare, anche se in modo negativo, però alimentato dai 10 comandamenti, comunque lo tenevamo, il sacro timore di Dio comunque c'era. Oggi tutto questo non c'è più. L'orizzonte cristiano, dall'orizzonte, scusate il gioco di parole, è scomparso. Allora, se questo è vero ed è sotto gli occhi di tutti, è vero, qualcuno potrebbe dire, però in chiesa la domenica la gente viene ancora. Però, quanti bambini sono segnati al catechismo? Molti. Però 130 bambini sono segnati al catechismo. E noi potremmo illuderci, attenzione, 130 rispetto a una comunità intera. O la gente che viene a chiesa, in chiesa la messa la domenica, rispetto alla comunità, quanti abbiamo di fa Cassandrino? Cassandrino è proprio 14.000. La parrocchia quanti abbiamo di fa? Sulla carta 7.000. 7.000. Io non penso che le messe la domenica ci siano 7.000 persone. Però capisci, però la messa è piena. Ma rispetto a quale numero la messa è piena? Quindi attenzione, perché non è detto che chi viene o chi fa la richiesta dei sacramenti lo faccia per un motivo di fede. Lo si può fare anche per tradizione. Perché poi, mio figlio non si fa la cresima, non si fa la comunione, poi sembra brutto davanti agli altri bambini. La cresima appunto perché si doveva sposare. Cioè, capite? Quindi attenzione a non illuderci, perché potremmo essere miopi in questo caso. Allora, se la situazione, il contesto culturale sta cambiando, anzi è cambiato, non sta cambiando, è cambiato, noi come chiesa, come parrocchia, non possiamo restare fermi. Allora, il documento al quale il Vescovo ci richiama, pensate che è un documento che i Vescovi italiani pubblicarono nel 2004, quindi 14 anni fa. E questo, il titolo è così: il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, 14 anni fa. Quindi pensate adesso, dove adesso, e i nostri ragazzi lo sanno meglio di noi, il mondo sta cambiando a una velocità che noi più grandi neanche ci immaginiamo. Provate a pensare alla sciocchezza più grande: i cellulari, i smartphone, un mese ne esce già uno nuovo. E questo, vedete, dice una velocità di cose. E mentre per certi aspetti sembra quasi che la vita si stia allungando, con questa velocità, con questa frenesia, noi abbiamo l'impressione che la vita si stia raccocciando ancora di più. Perché noi la vita non la stiamo più vivendo. Chi di noi può dire di stare assaporando la vita? Proprio perché c'è questa corsa così frenetica, fateci caso, noi arriviamo, terminiamo certe nostre serate proprio con l'affanno. E allora, come parrocchia, dobbiamo interrogarci. E attenzione, perché questo documento dice il volto della parrocchia. La parrocchia ha un volto, e il volto è il nostro. Vedete, quando noi entriamo in relazione con una persona, la prima cosa che noi vediamo di una persona è la faccia. Noi non vediamo le mani o i piedi. La prima cosa, quando io vedo una persona, la guardo in faccia. E sapete la prima cosa che diciamo quando vediamo in faccia una persona? Se è simpatico o antipatico, se è bello o se è brutto. È la prima impressione, è la prima cosa questa che facciamo. Poi dopo, eventualmente, conoscendola, poi ci modifichiamo quel pensiero. Diciamo, ma però è diverso da come io lo immaginavo. Ah, hai visto? No, ma quella persona, che bella persona, così. Io mi immaginavo diversamente rispetto alla prima impressione che avevo avuto. Allora, la parrocchia è il nostro volto. Allora, proviamo a chiederci una cosa, proviamo a immaginarci. Gli altri, diciamo i non parrocchiani, per intenderci, quando vedono il volto della nostra parrocchia,
che cosa pensano di noi? Che cosa pensano gli altri di questa parrocchia? Perché guardate, è facile dire, ma il parroco è così. E quando dicono il parroco è così, noi tutti quanti dovremmo offenderci, ma non perché vogliamo prendere le difese del parroco, ma offenderci perché siamo sminuiti noi. Perché dovremmo dire, mamma mia, non sono ancora riuscito a far passare che anche io sono parrocchia. Anche io sono parrocchia. Che in una parrocchia ci sia uno che abbia una responsabilità particolare. Ma scusate, noi in famiglia eravamo 5, più mamma e papà eravamo 7. Ma mica si poteva dire che la famiglia era solo mio padre. Anch'io dicevo che facevo parte di quella famiglia. Mi sono sforzato per quanto è possibile che nella famiglia le cose andassero bene. E se qualcuno diceva la tua famiglia, se era un elogio io mi sentivo, però se era una critica mi dispiaceva. E certamente poi non potevo dare la colpa solo a mio padre, ma ero chiamato in causa io. Mi dovevo chiedere quanto di tuo c'è in questa cosa, in positivo o in negativo. Ah, il Vescovo vuole aiutarci, ripeto, riprendendoci un documento di 14 anni fa, nel scoprire che, di questa nostra identità. In quel documento, in questa nota dei Vescovi, a un certo punto si dice così, che la parrocchia è una casa tra le case. Ora, nelle case, tutti quanti noi viviamo in casa, quindi tutti quanti noi abbiamo una famiglia. In casa che succede? Ci si confronta, ci si scontra, ci si vuole bene, qualche volta si litiga, si fanno dei progetti, ci sono dei momenti di gioia, c'è la vita che nasce, c'è la vita che muore. Tutto questo c'è in una casa. E se la parrocchia è casa tra le case, tutto questo avviene anche in parrocchia. Anche in parrocchia ci si incontra e anche in parrocchia ci si scontra. Anche in parrocchia ci si vuole bene, qualche volta ci si litiga anche. Anche in parrocchia si fa un progetto, anche in parrocchia si gioisce per la vita, e anche in parrocchia c'è dolore per una morte. E anche in parrocchia si fanno i progetti. Però c'è bisogno dell'apporto di tutti. Invece molte volte noi deleghiamo. Certo, come in famiglia, un conto è la responsabilità di un figlio minorenne e un conto è un figlio maggiorenne. Un conto è il genitore. Un conto è un figlio che lavora e un conto è un figlio che studia. Sono responsabilità diverse, perché un figlio che studia certamente non è chiamato a portare i soldi a casa, però è chiamato a portare lo studio a casa, il rendimento dello studio. Il papà che lavora è portato i soldi a casa, mantenere la famiglia. Quindi ci sono responsabilità, ognuno però responsabilità diverse. Anche in parrocchia ci sono responsabilità diverse. E allora qui capire qual è la mia responsabilità nella parrocchia e qual è la mia condivisione, il frutto che porto in questa parrocchia, o semplicemente vengo a bussare e accogliere, a raccogliere dalla parrocchia. E perché l'altro aspetto della parrocchia, vedete, che sono due realtà negative, è che la parrocchia possa diventare un luogo autoreferenziale, dove noi effettivamente stiamo bene, soprattutto quando nelle parrocchie ci sono i vari gruppi. C'è l'Azione Cattolica, c'è il Rinnovamento nello Spirito, ci sono gli Scout, c'è il Movimento Neocatecumenale, e ogni gruppo è un gruppo a sé e ognuno sta bene per i fatti propri. Stiamo al caldo, stiamo in autunno però fa caldo, però provate a pensare in pieno inverno quanto è bello quando stai in una stanza bella calda e non vorresti uscire fuori. I gruppi autoreferenziali sono proprio questi, stiamo bene insieme così. E poi lo sappiamo, se arriva qualche esterno, questo mo chi è, mo viene a intracciare i nostri ritmi ordinari, dobbiamo accogliere pure questo, e quindi, capite? E non mi dite che non è così, perché accade così.
è l'alto rischio della parrocchia. Sapete quale? Come dicevamo prima, che diventa il luogo dove si vengono a chiedere i sacramenti oppure i certificati, come quando vado al comune, certificato di nascita, così, o peggio ancora, non so se succede pure qui, vado in parrocchia per chiedere al parroco una buona parola, ma non per il paradiso, per avere un posto. Perché i preti possono ancora qualcosa, non è più così. Grazie a Dio non è più così. Come preti non possiamo più niente. Ammesso che qualche volta ci sia stato il fatto che il prete ha avuto qualche privilegio così. Non dobbiamo e non possiamo. Non è questo il nostro compito. Viene a chiedere una buona parola per entrare in paradiso, questo sì. E quindi questa realtà di questo volto che dobbiamo scoprire. Quindi, come vi dicevo, di non dare più per scontato questa realtà. E l'altra cosa, vedete, c'è qualcosa ancora peggiore. Che la realtà della fede, quindi della parrocchia, del sacro, della fede, sia una certa indifferenza che si vive. La differenza è la cosa più brutta che ci possa essere. Quando qualcuno dice tu mi sei indifferente, mamma mia, è come se tu avessi ucciso quella persona. È meglio sentirsi dire di essere odiati che non di essere indifferenti, perché indifferenza significa esiste o non esisti, è la stessa cosa. Sei odiato vuol dire che un momento mi hai voluto bene e mi ami meno adesso, questo è l'odio, no? Un amore di meno. Un amore diminuito, però è un amore, è una forma di amore, che vuole dire il fatto di essere arrabbiati, questo è positivo, ma essere indifferenti è proprio questa realtà. Pensate ancora una cosa, a quanta confusione c'è nella mente della gente. Io adesso venendo qui ho visto, no, ci sono tantissimi extracomunitari qui da voi, però vado a pensare, no, nella gente molte volte sapete cosa dice? Dice Gesù Cristo, Buddha, Maometto, Allah è la stessa cosa, è una divinità, ma quello e quello è la stessa cosa. Sapete, una volta mi è capitato di aver ascoltato una persona che mi diceva che per un certo periodo partecipava alle celebrazioni degli evangelici solo perché la tenda evangelica stava vicino a casa sua, quindi per lei era più comodo andare lì. Perché poi diceva, ma pure là si ascoltava la parola di Dio, solo che la comunione non la si faceva. E lei mi diceva, siccome tante volte non la faccio quando vado a messa perché mi devo confessare, quindi è la stessa cosa, capite? Non è la stessa cosa. E questa è la confusione. Ma questa confusione chiediamocelo. Non lo chiediamo ai preti, chiediamocelo. Chi l'ha ingenerata questa confusione? Detto chiediamocelo, quindi ognuno lo chiede a se stesso. Perché io la risposta la potrei dare, però sarebbe la mia risposta e potrebbe essere una risposta di comodo. Allora, ognuno se lo chiede, se casomai non è neanche colpa mia, se si è ingenerato questo errore. Perché c'è una novità, che è una novità fondamentale, e la novità fondamentale è questa qui, è comunicare il Vangelo. Il Vangelo va comunicato, il Vangelo non va conservato, il Vangelo non va letto. Noi vi ricordate abbiamo cercato di meditare insieme un poco su Matteo e su Marco, abbiamo cercato qualche pagina, abbiamo meditato insieme, ma l'abbiamo meditata perché? Per dire che finalmente conosciamo qualcosa di Matteo e di Marco, o perché quella realtà che abbiamo insieme cercato di per essere comunicata. Dopo alla fine leggeremo un intervento di un sacerdote proprio sul narrare il Vangelo. Provate a pensare una cosa, no? Quando nei tempi addietro non c'erano i mezzi di comunicazione, non c'era soprattutto lo smartphone, generalmente a tavola. Adesso facciamo esperienze se abbiamo i figli, anche se sta a tavola c'è comunque il telefonino in mano. Però se non ci fosse il telefono c'è un'altra cosa, per noi più grandi c'è la televisione, quindi siamo lì la stessa cosa, quindi non c'è la comunicazione. Però quando prima non c'era neanche la televisione, che cosa succedeva? Che a tavola si parlava, si comunicava, o si finiva di mangiare e se c'erano i nonni, che cosa succedeva? Che il nonno si metteva lì, ma non so in italiano come si dice, però mi ricordo che mio padre raccontava il cosiddetto ukund,
Non so in italiano, sinceramente, il racconto deve essere raccontino. Quindi non so se anche qui c'era il fatto del conto che si raccontava. E tu stavi lì, ecco, vedete, i nostri nonni che facevano? Erano dei narratori. I paraustieri. Ci narravano con il conto una verità che stava insita là dentro. Se volete, le parabole che dice Gesù. Perché allora, chiediamocelo, perché attorno a Gesù la folla lo seguiva? Perché a noi non segue? Perché forse noi, sapete qual è l'atteggiamento nostro? Che forse noi ci proponiamo come professori. E noi ci proponiamo come coloro che stanno lì a fare una lezione, perché io devo insegnarti qualcosa e tu devi imparare qualcosa. Quindi io sono quello che insegno, tu sei quello che devi imparare. Ma non è questo il fratello. Non è questo il credente. Il credente non è il professore. Papa Francesco qui ci sta dando un esempio. Il credente è colui che si mette al tuo fianco, ti narra l'esperienza che lui ha fatto, ma non perché te la sta insegnando o perché si pone lui come modello di così deve essere, ma ti narra l'esperienza di quello che lui ha fatto e la condivide con te. San Paolo a un certo punto ha questa frase: guai a me se non annunciassi il Vangelo. E il Papa Paolo VI, che Papa Francesco domenica ha canonizzato, lui diceva questo: Gesù Cristo, l'unico nostro perenne annuncio. E poi aggiungeva: non mi stancherei mai di parlare di Gesù Cristo. Comunicare il Vangelo. Il Vangelo, come bella notizia, la bella notizia, non so se a voi è mai capitato, no, di aver ricevuto una bella notizia, però bella. E se vi è capitato, nel vostro cuore sarà nato sicuramente un desiderio di volerla condividere, raccontarla a qualcuno, quella bella notizia, se è bella. Allora chiediamoci se forse se non ho condiviso o non ho narrato il Vangelo, forse non ancora l'ho percepita come una bella notizia per me. Forse. Perché la persona innamorata dice di essere innamorata? Perché è cosa che riempie il suo cuore. Per l'innamorato, l'innamorata, non c'è nessun altro che lei o lui. Perché l'amore che scopre in quella persona gli ha riempito completamente il cuore. Per cui il cuore dell'innamorato parla solo dell'innamorata. E se proviamo a pensare anche alle nostre esperienze, casomai chi ci stava a fianco, proprio agli inizi, chi ci stava a fianco, l'amico così, o se avevamo confidenza con il fratello o la sorella o con il genitore, se ma questa cosa mi dici? È perché l'innamorato parla sempre della stessa cosa. E l'innamorato, quando vede la luna, vede il volto dell'amato. L'innamorato sul diario allora faceva sempre il nome della persona amata. L'innamorato quello che pensava, quello che faceva, lo faceva in funzione della persona amata. Chiediamocelo. Amo Gesù Cristo. Però attenzione, perché la domanda non è stata tanto corretta. La domanda corretta è un'altra: mi sento amato da Gesù Cristo? Perché questa è la vera domanda. Perché l'amore diventa risposta all'amore. A noi non è chiesto di sapere la Bibbia a memoria, di sapere il Catechismo a memoria, non ci è chiesto questo. Ci è chiesto se crediamo all'amore. E non posso dire sì, io credo all'amore. La risposta è la mia vita. È la vita che diventa risposta se credo all'amore.
con tutte le difficoltà che vivono tutti gli innamorati. Provate a pensare, una difficoltà che potrebbe esserci un innamorato, ma mia mamma non vuole, o papà non vuole che mi metto con quella. Però come diciamo noi, quando due si vuole, scende in Gibon. È solo a livello umano questo, o partiamo dal livello umano per applicarlo poi a livello anche divino, perché il Signore poi ha assunto, lo sappiamo, il linguaggio umano, e Lui così ci ha amato. Lo sapete, no? Il Signore, parlando a Sant'Angela da Foligno, questa santa mistica, che è stata una donna prima di convertirsi, ma ne ha fatte di cotte e di crude. Era anche una prostituta, non di mestiere, però comunque si dava la bella vita su questo. A un certo punto, quando incontra il Signore, a un certo punto il Signore le dice così: Angela, io non ti ho amato per scherzo. Noi molte volte ci amiamo per scherzo. Non ti ho amato per scherzo. E questa dichiarazione, io penso che tutte le volte che entriamo in chiesa e o l'Eucaristia, o la parola, o il crocifisso, questo ci dice. Il crocifisso non è il luogo della sofferenza, del dolore. Il crocifisso è il luogo della dichiarazione più grande che il Signore faccia a ognuno di noi. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio. Capite? Sono i due estremi. Dio e mondo. Che c'è in mezzo? Gesù Cristo suo figlio. Gesù Cristo è il volto del Padre verso di noi e il volto nostro verso il Padre. Ecco perché il Padre ci ama. Non perché siamo santi o perfetti, perché il Padre, il nostro volto, lo vede nel volto di Cristo, il suo figlio, l'amato, vi ricordate? È il mio figlio prediletto, in lui mi sono compiaciuto, è il mio amato, ecco perché noi siamo amati. O mica perché siamo santi. O abbiamo qualche merito da potergli presentare. Se come figli abbiamo la tentazione di sapere che i nostri genitori ci amano perché noi facciamo cosa di bello, siamo dei... I nostri genitori ci amano perché sono genitori, punto. E se noi facciamo qualcosa di bello, papà gioisce, non perché, ma perché abbiamo capito il bene. E quindi papà gioisce perché vede che noi facciamo il bene, gioisce in questo. O perché porta qualcosa a lui nella tasca sua. Quindi c'è questa realtà di questo comunicare il Vangelo, il desiderio di volerlo condividere, partecipare con gli altri. E attenzione, perché comunicare il Vangelo non è un incarico che ce lo affida il parroco, neanche il vescovo ci affida questo incarico e neanche il Papa ce l'affida. Gesù Cristo ce l'ha affidato questo incarico. Vi ricordate le ultime parole, proprio prima di salire in cielo, le ultime parole: andate in tutto il mondo e annunciate il Vangelo. E se è vero che quando muore una persona cara, no, noi abbiamo il testamento, sono le sue ultime volontà, le ultime volontà di Gesù sono queste: non andate a messa, ma annunciate il Vangelo. Allora ci facciamo un'altra domanda. O annunciate il Vangelo, o questo comando che il Signore mi ha dato io l'ho disatteso. Annunciare il Vangelo non significa a turno mettiamoci sull'altare, perché non è compito nostro, è compito dei presbiteri questo, dei diaconi e dei vescovi. Annunciare il Vangelo significa che ho capito quest'amore e vivo di quest'amore. Questo è l'annuncio del Vangelo, vivo di quest'amore. Le forme quali saranno? Quelle della vita quotidiana, quelle saranno le forme. Non c'è uno schema. Perché se adesso scendo da qui, andiamo a casa o in mezzo alla strada, quella sarà una forma in cui l'amore già si deve incarnare. Ed è, il Vangelo diventa carne, diventa vero, non diventa libro. Tornando a casa, troveremo delle situazioni a casa. Non so, ci sarà il marito, ci sarà la moglie, ci saranno i figli, ci sarà chi deve arrivare, la tavola da preparare. Capite? Già lì il Vangelo inizia a diventare carne. Realtà concreta e non libro, perché per noi il Vangelo è il libro. Ricordate, iniziamo l'incontro l'anno scorso con Marco,
come iniziava Marco, inizio del Vangelo, che è Gesù Cristo. Allora, l'annuncio del Vangelo è l'annuncio di Gesù Cristo. E con Gesù Cristo o senza Gesù Cristo tutto cambia. Con Lui o senza di Lui cambia. Guardate, l'essere cristiani, noi diciamo che la nostra religione è cristianesimo, non è tanto corretta, perché il cristianesimo non è una religione, perché il cristianesimo si basa su un fatto, su un avvenimento, e l'avvenimento principale del cristianesimo è che un uomo di un venerdì è morto dissanguato sul Golgota, crocifisso, e questo uomo morto dissanguato è risorto. Questo è il fatto. E davanti ai fatti tu non puoi dire sì o no, o sì o no. Non c'è un altro modo per interpretare il fatto. Il fatto quello è, nella sua oggettività, quello è. Io non posso dire che la sedia qui non è bianca, la sedia è bianca. No, aspetta però, tanto è vero però, io posso anche dire di no, ma non per questo se io dico di no il fatto non sia vero. Perché qui si gioca, perché come cristiani io o accetto che Cristo è morto e risorto o non l'accetto. Ripeto, è su questo. Poi le conseguenze. Però le conseguenze sono in riferimento a questo. Cioè, se io studio per diventare architetto, l'orizzonte mio davanti ai miei occhi è lo studio dell'architettura. Non è che faccio medicina. E posso capire a un certo punto, forse che ho sbagliato, facoltà, e quindi ho un'altra facoltà. E ci sarà tutta poi gli esami che farò, gli anni che farò, qualche esame sarò bocciato, un altro lo studierò con più attenzione, un altro sarò rimandato, però comunque studierò per quello. Quindi ciò che mi motiverà, l'orizzonte è quello lì. Allora, se Cristo è risorto, allora vuol dire che io non lo posso più contare nell'anagrafe tra i morti. Perché poi questo è capire, allora è tra i morti o tra i vivi? Allora, se tra i vivi è la notizia che ha sconvolto il mondo, allora poi mi devo chiedere, ha qualcosa da fare anche con me? Oppure sono contento per lui che è morto ed è risorto? Allora, tutto quello che poi da qui nasce, ecco perché dicevo, no, il lasciarsi coinvolgere, il lasciarmi coinvolgere in questo, il capire questo. Però quando noi parliamo di capire, il rischio che corriamo è che noi occidentali capire le facciamo riferimento qui alla mente. Per l'ebreo, per l'orientale, il capire non è solo un atto intellettuale, è un atto che riguarda il cuore e quindi riguarda la vita. Tanto è vero che se ricordate, nei Vangeli, quando si parla di resurrezione, non credono subito. Perché quando c'è Tommaso, se vi ricordate, Tommaso cosa dice? Se non tocco, perché per l'ebreo la risurrezione dei morti non è una risurrezione come potrebbe essere per il greco, il filosofo, l'anima. La risurrezione o è nella carne, quindi è vera, che la posso toccare, per l'ebreo o non è risurrezione. Per l'ebreo le cose astratte non esistono. Infatti quando noi leggiamo nella Genesi, quelli italiani dice all'inizio il nulla che c'è, per l'ebreo, per l'orientale, il nulla non esiste, proprio il nulla non esiste. Tant'è vero, come dicono loro, c'era la confusione, c'era il caos. Al caos poi intervenne che cosa? Dio che mette ordine. Tant'è vero, Gesù dovrà dare prova di credibilità nel dire, sono proprio io, toccatemi. Un fantasma non ha carne e ossa come ce l'ho io. Vedi, toccami. Perché il fantasma può suscitare anche meraviglia, stupore, ma non la fede. Allora, se questo è vero, l'incontro che dà senso alla mia vita, allora, è con Gesù Cristo, la persona. Ed è Lui che cambia la vita. Allora, se comunicare il Vangelo, quindi la fede, è proprio questo. Non un'adesione a delle dottrine, ma a una persona. A Cristo Gesù, in modo particolare al fatto di Cristo Gesù. Perché, e chiudo, diceva Sant'Agostino,
che Cristo è morto, tutti quanti ci credono, ma che sia risorto lo crediamo solo noi cristiani. E se noi stiamo qui come credenti, nonostante gli sforzi che possiamo fare, è proprio perché lui è morto ed è risorto. Perché, come direbbe San Paolo, se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede.